Amici di YouTube, ben ritrovati in un nuovo video. Ormai sono 2 anni passati dal lancio di iPhone 6, forse quello che esteticamente ha rivoluzionato un po' di più la casa americana, sia per il lancio di 2 dispositivi contemporaneamente che per un cambio totale di design e di display. Oggi vediamo la differenza tra il modello 6 e il nuovo iPhone 7. Le dimensioni sono praticamente le stesse da ormai 3 generazioni, infatti se li guardiamo esclusivamente da di fronte non riusciamo a capire qual è la differenza, sembrano proprio lo stesso telefono. Fortunatamente dietro sono simili ma diversi, simili perché hanno completamente la stessa dimensione ed è stata usata la base di iPhone 6, ma fortunatamente il colore cambia, ha un LED completamente diverso, ce ne sono 4 al posto che 2 e ha la fotocamera notevolmente più grande. Per fortuna hanno messo anche dei nuovi colori, tra cui questo nero opaco che è poco sensibile alle ditate rispetto al nero lucido e comunque curato e bello da tenere in mano. Quando parliamo di iPhone, quindi un telefono molto costoso, cerchiamo sempre il meglio e quindi vogliamo un telefono veloce, pronto e reattivo. Nell'80% dei casi, nonostante ci siano 2 anni di differenza, il 6 è praticamente equivalente al 7 per quanto riguarda la velocità, nell'effettuare chiamate e nell'uso quotidiano anche dei social network. Ci sono delle minime differenze. Dove vediamo che il 7 funziona meglio è notevolmente nelle applicazioni pesanti, come ad esempio l'apertura dei giochi o quando ad esempio proviamo ad editare un video con iMovie. La fotocamera è una novità importante, sì, sono passati 2 anni ma non c'è una grandissima differenza, entrambi hanno un punto e scatta davvero veloce, vediamo che praticamente non ci sono differenze. Dove vediamo delle differenze però è nello scatto della foto. Prendendo in esempio questa foto che è la tastiera di un computer, vediamo come iPhone 6, nonostante sia un telefono datato, comunque fa foto belle, guardate com'è definita la lettera. Quando andiamo su iPhone 6 abbiamo la medesima foto ma con una luce diversa. L'ottica della fotocamera sono cambiate e vedete come la lettera in questo caso è venuta molto meglio rispetto alla già valida foto dell'iPhone 6. Sì, sono delle piccolezze, diciamo che ormai sono passati i tempi in cui di anno in anno la fotocamera migliorava notevolmente, adesso sono più o meno sempre tutte dello stesso livello. Una delle differenze principali ma molto interessante è che finalmente il nuovo iPhone 7 è impermeabile e quindi questa potrebbe essere una delle poche caratteristiche che mi può far avvicinare a fare un acquisto sensato, in quanto il 6 non ha questa caratteristica e ogni volta ad esempio che si va al mare o comunque andava al mare mi toccava proteggerlo un bel po' per paura della sabbia e dell'acqua. Un'altra novità, che poi novità non è, è l'assenza totale del jack per le cuffie. Questo comporta che dobbiamo munirci sempre di un adattatore se vogliamo andare in giro o comunque usare sempre solo le cuffie che ci dà in dotazione Apple, perché potrei scommetterci che tra qualche anno anche gli altri colossi produttrici di smartphone adotteranno questa scelta, anche se sbagliata, sottolineo. Il tasto home non è più fisico, c'è un motorino che fa una vibrazione esattamente qui sotto, quindi tutte le volte che premete il tasto home avete una sorta di vibrazione. All'inizio magari può sembrare un po' scomoda, il tasto a volte è anche duro, ma dopo un po' vi ci abituate tranquillamente e quando tornate indietro dite: ma che cos'è questo solco che c'è tra la scocca dell'iPhone 6 e il tasto, mentre qui non si sente praticamente niente, è totalmente pari. La comodità della serie antecedente all'iPhone 7 è che questo telefono lo potevate usare almeno per il tasto home anche con i guanti, comunque mentre eravate al lavoro, se eravate impegnati, con i guanti tac lo usavate. Questo non si può più usare con i guanti, non funziona il tasto. Anche i benchmark lasciano il tempo che trovano, ma in questo caso si dimostra come il single core di questo iPhone 7 e anche il multicore siano notevolmente più potenti rispetto a quelle dell'iPhone 6. La batteria di questo iPhone 7 è poco più grande di quella rispetto al 6, ma quando utilizzate un telefono per 2 anni lo ricaricate almeno una volta al giorno, quindi ha assimilato circa 700 cariche. La batteria ha un degrado notevole e quindi quando prenderete in mano un nuovo telefono come ad esempio questo, vi sembrerà che inizialmente la batteria duri notevolmente di più. Questa è una delle pecche a non avere la batteria intercambiabile, che su questa serie di iPhone 6 sarebbe perfetta. Per il resto la velocità nell'uso quotidiano è praticamente la stessa, l'apertura delle applicazioni a volte è leggermente migliore sull'iPhone 7, lo centriamo e torniamo indietro, velocissime ad aprire le applicazioni, a chiuderle non abbiamo quasi nessun problema. Differenza abissale di questo iPhone principalmente in 2 cose: l'audio, quando ho fatto una chiamata questo era un audio da 8, questo è un telefono da 10 perché ha un audio in chiamata in capsula veramente eccezionale, e soprattutto con il fatto di aver distribuito gli stereo, quindi essendo un audio stereo non più mono, fa in modo che le poche volte che ascoltate la musica con questo iPhone 7
ambiente senza cuffie, l'audio sia notevolmente migliore rispetto a questo, oppure semplicemente anche un video su YouTube. In sostanza, ne vale la pena di acquistare quest'iPhone 7 perché è impermeabile, fa le foto leggermente meglio ed ha un nuovo tasto home? Se avete un iPhone 6S direi proprio di no, perché la velocità è praticamente la stessa, non avrete il tasto home, non avrete l'impermeabilità, ma nonostante queste due, diciamo, leggerezze, il 6S è ancora un ottimo smartphone che può competere tranquillamente anche con questo. Se avete un iPhone 6 usato, chiaramente, che ha una batteria che ormai non è così perfetta come doveva essere all'inizio, è chiaro che il passaggio conviene se volete restare dentro quest'ambito. Se no, ci sono tantissime alternative Android che costano molto meno e hanno praticamente le stesse funzioni di questo iPhone 7: impermeabilità, delle foto eccellenti e sono anche curate esteticamente. Questo sicuramente è il perno della collezione, ovvero lo smartphone a cui tutti, purtroppo e a volte anche per fortuna, fanno riferimento. Queste sono le principali differenze tra i due telefoni. Noi ci vediamo, ci sentiamo presto in un altro prossimo video. Ciao!